Ciao a tutti, bentornati sul mio canale di cucina, a coloro che mi seguono da sempre e benvenuti ai nuovi iscritti. Vedo che siete numerosissimi, grazie, grazie, grazie. Oggi mi va di condividere con voi una ricetta che faceva la mia povera nonna, gli gnocchi di patate. Come ben sapete, gli gnocchi ce ne sono di svariati tipi, vengono fatti con la ricotta, con la zucca gialla, con patate e spinaci, con il pane. Noi faremo i classici e faremo una ricetta veloce anche per chi ha poco tempo di cucinare. Vediamo gli ingredienti. Io utilizzerò la pentola a pressione, quindi mi sono già preparata mezzo chilo di patate a pasta gialla tagliate a cubetti più o meno della stessa misura, vedete? E 250 g di farina. Al momento metteremo nell'impasto 250 grammi e al bisogno, in base a quanto ne incorpora la patata, perché dipende dalla consistenza della purea che verrà fuori, aggiungeremo più o meno quanto basta dell'altra farina di tipo 0. Ho scolato le patate, vedete, ho creato con un cestello dentro la pentola a pressione. Come vedete, le patate non devono andare dentro l'acqua, vedete? Ho creato una sorta di vaporiera. Se non avete la pentola a pressione, non riuscite a creare la vaporiera, non vi preoccupate, ma bollite le patate a pasta gialla con la buccia in una pentola normale, ok? Quindi questo è per chi vuole utilizzare la pentola a pressione o la vaporiera. Ci vediamo tra 20 minuti. Ecco le nostre patate pronte, vedete? Guardate che bellezza. Le metto, mi raccomando, procuratevi una boule di vetro, perché così raffreddano molto meglio. E ricordate che per prima di mettere la farina, le patate devono essere fredde ovviamente, però vanno schiacciate calde, altrimenti si formano i grumi, cioè rimangono dei grumi che poi si rivelano nell'impasto e non va bene. Quindi il segreto per fare uno gnocco senza uova è proprio stare attenti alla cottura della patata, che non assorba acqua e che siano patate preferibilmente di montagna o patate appunto a pasta gialla, o vanno bene anche le rosse. L'importante è tenere sotto controllo quello che vi ho spiegato. Ecco qua, guardate, questo è il mio impasto di patate. Belle, eh? Si vede che sono proprio asciutte. Per raffreddarle vi do un consiglio: aiutatevi con uno di questi attrezzini che si trovano in commercio, con un mestolo. L'importante è che siano proprio quasi fredde prima di mettere la farina. Un pizzico di sale potete mettere, di quello fine. Adesso cominciamo a incorporare la farina. Mi aiuto sempre con le spatole. Vi dicevo, dipende dalla patata e da quanto è rimasta asciutta con la cottura. Quindi io intanto ne metto 250 grammi. Se poi vedo che ne manca un po', andate un po' a vista. Comunque 250-300 grammi dovrebbero bastare. Vedete com'è bello asciutto? Ripulite sempre il piano di lavoro. L'impasto degli gnocchi è pronto. Ci vediamo tra poco per la realizzazione. Inizio a tagliare, guardate che bellezza. La mia povera nonna sarebbe contenta di me. Allora vi spiego, avete delle soluzioni. Innanzitutto non fate mai un rotolino solo, ma fatene più di uno. Se volete lasciarli lisci, li tagliate con un coltellino liscio, tranquillamente a tocchetti. Se invece vi va di fare
gli gnocchi rigati, faccio vedere, ci sono diverse soluzioni. Si possono fare con la forchetta, vi mostro come fare. Intanto prepariamo i nostri rotolini, vedete, devono essere similari e la fetta deve essere alta un dito. Ecco qua. Quindi avete la possibilità di scegliere se volete fare il tocchettino così classico dello gnocco, vedete? Altrimenti prendiamo una forchetta, non fate altro che rotolare, vedete? Lo gnocco così, rotola, clic, e questi sono gli gnocchi rigati. Altrimenti io ho questo taglierino molto bellino, vedete? Posso prestarlo anche di più, ecco, perché lo gnocco praticamente viene fuori con la ditata, vedete? Vedete, bellini? Poi abbiamo due soluzioni. Possiamo congelarli così come sono, mettendoli in un vassoio, vedete? In un vassoio. Altrimenti li possiamo conservare in frigo sbollentati per 2 o 3 giorni, per il vostro piacere. Il nostro vassoio di gnocchi è pronto per essere cotto. Metto un po' di sale nell'acqua e un filo di olio. Ricordatevi, quando si fanno gli impasti, sia pasta all'uovo che gnocchi, mettete sempre un filo di olio. Inizio a mettere i miei gnocchi, vedete? Appena salgono sono pronti. In un'altra padella accanto scaldo un po' di burro di montagna con la salvia del mio orto, giusto proprio per farvi vedere come condire un piattino velocemente. Ecco qua, gli gnocchi sono venuti a galla, hanno messo 2 minuti di cottura, avete visto? Sono delicatissimi. Li metto nel mio burro e salvia di montagna, li salto lì, così mi lega con l'acqua di cottura. Mmm, che profumo! Impiatto i miei gnocchi, sono favolosi. Faccio così. Che profumo, la mia nonna sarebbe contenta di me. Ecco qua. Guardate che belli. Questa era la mia ricetta di oggi. Se vi è piaciuto mettete un like. Io vi aspetto per condividere altre ricette gustosissime insieme della tradizione culinaria della cucina italiana e con la mia esperienza e passione. Ciao a tutti!